Ayurveda, i consigli della medicina tradizionale indiana. Tutti hanno sentito nominare l'Ayurveda almeno una volta, ma in pochi sanno di cosa si tratti esattamente. Si pensa che si tratti di un modo per risolvere i nostri problemi di salute, ma in realtà con l'Ayurveda si raggiungono le cause in maniera tale da eliminare alla radice il problema. Ecco tutti i dettagli sulla medicina ayurvedica e cosa c'è da sapere. Ayurveda, origini e significato. Le origini dell'Ayurveda sono a dir poco antichissime. Quest'ultima si può definire come una tipologia specifica di medicina tradizionale ed è nata in India ai tempi dei Veda. Questi sono libri sacri che risalgono a diverse migliaia di anni prima della nascita di Cristo. Di conseguenza, i millenni di tradizione dell'Ayurveda sono davvero tantissimi. I Veda sono libri nei quali viene racchiusa storicamente la sapienza degli dei ed il loro verbo per ogni ambito umano. Tra questi campi c'è naturalmente anche la medicina e la scienza delle guarigioni, che in alcune parti del mondo viene ancora praticata esattamente come ai tempi dei Veda. Nei libri vengono spiegate le malattie e naturalmente vengono indicati anche i trattamenti migliori e i modi per comprendere da cosa siano affetti. Tutte le cure che vengono menzionate nei libri sono principalmente a base di erbe. Ayurveda, alla lettera, significa conoscenza della vita e si applica di conseguenza a tutte le cose che fanno parte di quest'ultima, tra cui anche i disturbi e le malattie. Per combatterli è necessario conoscerli ed è questo alla base dei libri Veda. Secondo il principio, è fondamentale prevenire le malattie innanzitutto e per farlo è necessario ritrovare l'armonia con il nostro corpo ed anche con la natura. L'approccio dell'Ayurveda è unicamente olistico e si basa sulla ricerca delle cause delle proprie patologie. Se, ad esempio, si soffre di un problema respiratorio o digestivo, con l'Ayurveda si cerca di comprendere da dove e da cosa possa dipendere di preciso. Queste tecniche si basano sui dosha, ossia i tre tipi di energia vitale che fluiscono nel corpo in modo diverso in base alla propria costituzione, alla salute, ma anche alla stagione e al periodo dell'anno. È necessario tenere conto di tutti questi aspetti se si desidera praticare questa disciplina. I dosha suggeriscono i comportamenti adatti che bisogna adottare e le cose che è necessario mangiare se si desidera prevenire determinate malattie. Le energie si chiamano Vata, Pitta e Kapha. Ayurveda, le energie e cosa mangiare. È fondamentale conoscere queste tre energie per capire l'Ayurveda. La Vata rappresenta la forza di eliminazione e si occupa di gestire e controllare tutto ciò che si muove nel nostro corpo. Di conseguenza, soprattutto, la Vata domina sull'intestino, sul sistema nervoso, sulla circolazione e sulla respirazione. La Pitta è la forza di combustione e controlla la trasformazione. Gestisce la digestione, il metabolismo, ma anche le nostre emozioni e sentimenti. Infine, la Kapha rappresenta la coesione nel corpo ed è chiamata forza di assimilazione. Questa gestisce i fluidi corporei, le ossa, articolazioni e i tessuti. Se si riesce ad individuare quale di queste energie è presente in prevalenza nel nostro corpo, secondo l'Ayurveda è possibile lavorare sulla prevenzione delle patologie che possono con maggiore probabilità colpirci. Esistono delle caratteristiche specifiche per ognuno dei tre dosha. Il primo, Pitta, è caratterizzato da una costituzione fisica nella norma, capelli chiari e una personalità molto forte, collerica e che tende alla leadership. Questo tipo di persone tende a soffrire di ulcera, acne ed emorroidi. L'individuo Vata ha un corpo molto magro, agile, ha la pelle tendenzialmente secca ed una personalità molto creativa. Soffre generalmente di disturbi nervosi, problemi digestivi e stati d'ansia. Infine, l'individuo Kapha ha un corpo mastodontico, forte e un carattere che tende alla pigrizia e alla svogliatezza. Queste persone non amano i cambiamenti, possono soffrire di obesità ma anche allergie, ipercolesterolemia e depressione. Una volta appurato questo, si possono individuare pratiche molto importanti nell'Ayurveda, come la meditazione e l'oleazione.
Anche il massaggio ayurvedico è al centro di questa disciplina. Viene definito massaggio sacro ed è utile per sciogliere le tensioni nervose e prendere possesso della nostra parte profonda. Esiste però una specifica dieta che bisogna seguire in base ai tre dosha. L'individuo Vata è il più magro dei tre e per la prevenzione delle malattie ha bisogno di mangiare cibi salati. Questo genere di persona non mangia, per questo motivo ha bisogno che gli sia stimolato l'appetito in questo modo, anche perché potrebbe soffrire di problemi di stress. Il tipo Pitta tende ad ingrassare, ma non deve mai digiunare, perché secondo l'Ayurvedica il corpo va nutrito quotidianamente. Deve prediligere cibi leggeri, come la frutta e la verdura. Infine, il tipo Kapha, essendo spesso robusto, deve assumere cibi amari che si occupano in genere di purificare il corpo. Un'altra cosa molto importante nella medicina ayurvedica è lo sbloccare i chakra, che sono 7. Ciascuno di loro è associato ad un organo o a un apparato. Per esempio, il primo chakra si chiama Muladhara ed ha organi specifici associati come intestino, ovaie, testicoli. Per questo motivo, se vogliamo risolvere i nostri problemi, dobbiamo scoprire a quali chakra sono associati e sbloccarlo attraverso la meditazione ed altri rimedi. Che cosa ne pensate? Seguireste le diete e i consigli imposti da questo genere di medicina tradizionale? Fatecelo sapere con un commento. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere tutti gli aggiornamenti.